Siamo ad Archi, quartiere di Reggio Calabria, a un mese dal nostro primo viaggio in questo quartiere, il quartiere più difficile della città, la residenza della famiglia De Stefano, diciamo la famiglia andranghettista che controlla Reggio Calabria ma è anche diramata nel nord Italia, Milano, tramite la Cosca Martino, vive qua. Noi siamo alla ricerca di Paolo Rosario De Stefano, che è stato scarcerato, ricordiamo, poche settimane fa per buona condotta, per avere ottenuto alti voti all'università. Lui vive a pochi metri da qua, questa è la strada principale dove ci troviamo in via Nazionale e siamo alla ricerca del boss. Speriamo di poterlo incrociare e seguiteci in questo viaggio. Siamo sempre ad Archi, comprensorio storico dove vive una parte della famiglia De Stefano, siamo a ridosso sul mare, strada chiusa al transito, circolazione vietata e qui vive un pezzo della famiglia De Stefano. Possiamo seguire la strada e avvicinarci al cancello. Eccoli qua. La famiglia è qua. Buongiorno, sono Klaus. Paolo Rosario vive qua. Sa dirmi dove vive, che volevo andarlo a trovare. Può dirgli se mi può chiamare, le lascio il mio numero. Aspetti, la spengo. No, la spengo, va bene? Sì, va bene, signor. Enrico. Sì, signora, la spengo. Se vuole la spengo e parliamo un attimo. Va bene. Grazie, signor. Arrivederci. Qualcosa abbiamo ottenuto, questa è la signora De Stefano, adesso le lasciamo il nostro numero, speriamo che chiami, grazie. Allora, abbiamo girato, praticamente siamo entrati tramite un sentierino sul mare, sulla riva del mare, ed ecco la fortezza, il castello, come lo vogliamo chiamare, il comprensorio dove vive Paolo Rosario De Stefano e la famiglia De Stefano. A pochissimi metri, saranno 10-15 metri dal mare. Insomma, vediamo il mare, vista stupenda. C'è anche il baldacchino per fare colazione e stare... Ecco qua. Ecco dove vivono i padroni di Reggio Calabria e aggiungo io anche di Milano.